28 novembre 1954. Muore a Chicago il fisico italiano Enrico Fermi. Fra la fine degli anni 20 e quella degli anni 30 si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati noto come i ragazzi di Via Panisperna. Nel 1938 Fermi riceve il premio Nobel per la fisica per la scoperta di nuove sostanze radioattive e per la scoperta del potere dei neutroni lenti. Ma la promulgazione da parte del governo fascista delle leggi razziali che colpiscono la moglie induce Fermi a lasciare l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. C'è un piccolo saggio di non molta importanza, scritto nel 1923 da Fermi quando aveva 22 anni, ma è curioso per questa ragione qua, che parla della teoria della relatività e dopo aver calcolato la quantità di energia che si otterrebbe da un grammo di materia trasformandola, dice: si dirà con ragione che non appare possibile che, almeno in un prossimo avvenire, si trovi il modo di mettere in libertà queste spaventose quantità di energia, cosa dal resto che non si può che augurarsi, perché l'esplosione di una così spaventosa quantità di energia avrebbe come primo effetto di ridurre in pezzi il fisico che avesse la disgrazia di trovare il modo di produrla. Certo non anticipava che egli stesso avrebbe trovato il modo di liberare questa energia e tantomeno in un modo controllato. 19 anni dopo entrava in funzione a Chicago la prima pila atomica. Il Brindisi con un fiasco di Chianti alle 15:35 del 2 dicembre 1942 concludeva un lungo periodo di studi e ricerche iniziato a Roma nel vecchio Istituto di Fisica diretto da Orso Mario Corbino. Con le sorgenti di neutroni procurate dal professor Trabacchi, Fermi iniziò gli esperimenti sulla radioattività controllata e con lui collaborarono Amaldi, D'Agostino, Segré e Rasetti. Insieme a loro ottenne il brevetto sul rallentamento dei neutroni con schermi di paraffina. Il premio Nobel del 1938 concluse il periodo italiano e diede inizio a quello americano.